Ciao, siamo del Cancro, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che vi succederà nella settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2020. Potete vedere questo video per il segno del Sole, Luna, Venere ed Ascendente. Ricordatevi, le energie possono essere reversibili, per cui se sentite che io parlo dell'altra persona anziché di voi e quindi che i ruoli sono invertiti, dovete prendere come risuona. Qual è l'energia del presente del Cancro dal 28 settembre al 4 ottobre 2020? Qual è l'energia del presente? Su cosa si focalizza? Scusate, qual è la sfida per il Cancro? Perché qui c'è una persona che si focalizza sul lavoro. Qual è la sfida per il Cancro? Ok. Cos'è la base di tutto? Cos'è la base di tutto? Tante cose. Questa è la chiarezza, questa è la chiarezza. Adesso vediamo su cosa si focalizza il Cancro questa settimana. Su cosa si focalizza il Cancro questa settimana. Su cosa si focalizza il Cancro questa settimana. Cosa è accaduto nel recente passato al Cancro? Cosa è accaduto nel recente passato al Cancro? Beh, siete molto presenti nella vostra lettura comunque. Che cosa accadrà nel prossimo futuro al Cancro? Bene. Quale sarà l'approccio del Cancro a questa situazione durante questa settimana? Quali sono i fattori esterni? Quali sono le speranze o le paure del Cancro questa settimana? Quali sono le speranze o le paure del Cancro questa settimana? Quale sarà il risultato per il Cancro? Allora, sul fondo del mazzo c'è la carta del cavaliere di bastoni. Questa è l'energia di una persona che è impulsiva, di una persona che non pensa tanto prima di agire, perché segue il suo istinto, per cui non riflette prima di fare qualcosa oppure di dire qualcosa, si butta direttamente. Quindi potrebbe essere la vostra energia questa settimana e questo potrebbe riguardare il modo in cui voi vi comporterete con un partner, oppure ancora nel settore lavorativo, oppure in altre aree della vostra vita. Se non si tratta della vostra energia, si tratta dell'energia di una persona che arriva verso di voi con molta passione. Come energia del presente c'è la carta dell'otto di denari, quindi è possibile che voi siate molto concentrati sul lavoro questa settimana, o anche su una specifica persona, su un rapporto, c'è molta dedizione da parte vostra. La sfida è quella praticamente di acquisire maggiore stabilità a livello emotivo. La sfida potrebbe anche essere quella di arrivare ad un'unione con una persona con la quale si sente un sentimento che è molto forte. Alla base di tutto c'è la carta dei tre di spade, asso di spade, sole e Fante di denari. Qualcosa mi dice che voi potreste ricevere una comunicazione questa settimana che da un lato vi farà male, però dall'altro vi porterà anche chiarezza su come stanno alcune cose. Ossia, è come se la verità vi venisse rivelata e questa cosa potrebbe fare un pochettino male. Anche se a mio avviso c'è un aspetto sempre positivo della faccenda, anche perché c'è il sole, quindi cercate di vedere la cosa nella maniera più positiva. Magari voi vi aspettavate che accadesse qualcosa, però poi non lo so, è accaduto un intoppo, oppure ci sono stati dei problemi, insomma questa cosa vi potrebbe un pochettino dispiacere. Andremo a chiarire di cosa si tratta. In testa alla lettura c'è la carta della papessa. La papessa sta ad indicare che voi state cercando di seguire la vostra intuizione riguardo una specifica situazione, però potreste avere anche dei piani segreti, andremo a chiarire di cosa si tratta. Nel recente passato c'è la carta della luna, questo parla di confusione, parla anche di cose che sono nascoste, che sono poco chiare.
Quindi è possibile che nel recente passato voi abbiate sperimentato una mancanza di chiarezza riguardo una specifica situazione, però a mio avviso poi avete superato il tutto perché vedo che ne siete usciti fuori. Nel prossimo futuro c'è la carta del 6 di denari che parla di un giusto dare ed avere, un buon equilibrio, quindi una situazione che tornerà ad essere bilanciata. Il vostro approccio è quello dell'asso di bastoni, voi volete afferrare delle occasioni che per voi sono nuove, accendono la vostra passione, sono eccitanti, entusiasmanti, potreste ad esempio spendere del tempo molto passionale con il vostro partner oppure ancora potreste iniziare un nuovo progetto lavorativo oppure fare qualcosa di completamente nuovo, insomma c'è molto entusiasmo. Come carta dei fattori esterni c'è quella del 7 di coppe. Il 7 di coppe sta ad indicare una persona che potrebbe essere confusa riguardo una situazione e questa persona potrebbe avere diverse idee per la testa e non sa neanche lei che cosa fare oppure quale scelta prendere in una specifica circostanza. Come carta delle speranze o delle paure c'è quella della regina di spade. Allora, questo potrebbe indicare alcune cose. Da un lato, voi potreste sperare di essere forti, di avere chiarezza, di parlare in maniera chiara e diretta, di non trattenervi nulla, nel senso che sapete che se vi trattenete delle cose, poi la cosa diventa pesante, perché lo vedo con la carta del 10 di bastoni. Quindi magari voi vorreste comunicare qualcosa, però vi trattenete dal farlo e questo potrebbe anche generare il dolore, comunque andremo a chiarire. Oppure questa regina di spade potrebbe anche indicare il fatto che voi abbiate paura che un'altra persona nei vostri confronti sia distaccata, più fredda dal punto di vista emotivo, sia troppo logica, abbia delle difese molto alte e così via. Come carta del risultato c'è la carta del 10 di bastoni che parla di una situazione che è pesante e parla anche di stress, quindi andremo a chiarire di cosa si tratta. Allora, iniziamo a vedere perché c'è la carta dei 3 di spade, asso di spade, sole e fante di denari. Perché c'è la carta dei 3 di spade, asso di spade, sole e fante di denari. C'è un altro fante che è quello di coppe e la carta della regina di denari. Quindi questo ha a che fare con la comunicazione al 100%. C'è la carta del 3 di denari e la carta della regina di denari. Si vuole lavorare insieme a qualcosa per renderlo più stabile. Quindi se voi siete nell'ambito di un rapporto, voi vorreste che questo rapporto diventasse più stabile, più concreto, lo vorreste dire al vostro partner, vorreste proporre qualcosa, vorreste lavorare insieme a quella persona per fare qualcosa. Se invece si tratta di lavoro, voi vorreste collaborare con qualcuno oppure qualcuno lo vuole fare nei vostri confronti, c'è la carta della giustizia e la carta del re di denari. Si vogliono fare le cose giuste, si vogliono fare le cose più solide e concrete. Questo da parte vostra o da parte della persona con la quale voi avete a che fare, questo è quello che emerge. Perché c'è tre di spade, nello specifico, perché questa cosa fa male. C'è la carta dell'appeso e la carta dell'imperatrice, ciò che fa male è l'attesa. Vediamo ancora perché c'è tre di spade. C'è la carta del 10 di spade e la carta del mondo. Per alcuni questo ha a che fare con una chiusura. Se la relazione tra voi e qualcun altro si è chiusa e voi vorreste avere una relazione seria con quella persona, la cosa vi dispiace, qualcuno potrebbe ricevere un rifiuto. Per altri invece è una questione di attesa. Vedo che c'è la carta dell'imperatrice con il 9 di denari, è come se qualcuno fosse più incentrato su di sé e questo vi potrebbe fare male da una parte, perché vorreste avere quest'unione, vorreste avere questa riconciliazione in alcuni casi. Vediamo perché c'è la papessa. Perché c'è la papessa? Allora, c'è la carta del mago con la carta dell'asso di bastoni. Quindi il vostro desiderio è praticamente quello di manifestare questo nuovo inizio. Per alcuni voi volete manifestare un incontro con una persona, avete un piano in mente. Vediamo perché c'è la papessa. C'è la carta del 2 di spade e la carta dell'asso di spade. Questa è una scelta che voi avete fatto, che magari, non lo so, emerge che qualcuno era in dubbio al riguardo.
C'è la carta della papessa, della regina di bastoni, del cavaliere di coppe e la carta del sole. A mio avviso qualcuno vuole veramente esprimere il proprio amore oppure comunicare qualcosa all'altra persona perché questo è quello che lo rende praticamente felice. E ci potrebbe essere un po' di indecisione al riguardo oppure c'è qualcuno che ha delle difese molto alte, però l'altra persona vuole cercare di, come dire, manifestare una maggiore apertura da parte di quella persona. Questo è il piano che voi avete in mente. Se siete interessati a qualcuno nello specifico, se invece siete single, potrebbe invece indicare che voi vorreste manifestare la comunicazione da parte di qualcuno che esprima il suo amore per voi, che si vada niente verso un nuovo inizio. Vediamo perché c'è 6 di denari. C'è la carta del 10 di denari con la carta del 7 di denari, quindi questo è l'investimento se ha a che fare con un rapporto sentimentale. Le cose torneranno ad essere più bilanciate perché vedo che c'è questa volontà di impegnarsi per rendere il rapporto più solido, più stabile e concreto. Se questo ha a che fare con il lavoro, potreste ricevere dei pagamenti che saranno il frutto del vostro duro lavoro e questo vi porterà maggiore benessere. Adesso vediamo perché c'è il 10 di bastoni. Perché c'è il 10 di bastoni? Allora, a fondo del mazzo c'è la carta del Papa. C'è la carta del re di bastoni, 6 di coppe, la ruota ed il 3 di bastoni. A mio avviso ciò che per voi è pesante è l'attesa per rivedervi con qualcuno, oppure per arrivare ad una riconciliazione con una persona, per stare insieme al vostro partner, insomma. Vedo che il problema per voi è l'attesa. Vediamo perché c'è il 10 di bastoni. C'è la carta dell'asso di coppe, della stella della morte, della regina di denari, perché voi praticamente volete trasformare questo rapporto, lo volete rendere praticamente più stabile, questo è quello che vedo, questo è il vostro desiderio e a mio avviso non volete più aspettare. C'è la carta del 2 di coppe con la carta dell'8 di coppe, volete arrivare a quest'unione. Il problema che emerge è che ci potrebbe essere la comunicazione di qualcuno che vi dirà che ci potrebbe essere un blocco. Quindi ci potrebbe essere ad esempio un problema durante questa settimana, questa cosa vi potrebbe un pochettino dare fastidio. Vediamo di avere degli oracoli per il segno del cancro. Sì, una situazione ti farà arrabbiare, qualcuno sta facendo projection e ci sarà uno shock. Allora, lo shock potrebbe essere appunto questa comunicazione che riceverete, che vi darà chiarezza riguardo una specifica situazione e vi potrebbe anche fare arrabbiare e qualcuno potrebbe accusare l'altro di alcune cose, potrebbe dare delle colpe all'altra persona. Generalmente la projection sa indicare che qualcuno accusa l'altro di cose che lui stesso pensa o che lui stesso fa e così via. Per cui, insomma, questo si potrebbe verificare oppure semplicemente c'è qualcuno che dà le colpe ad un'altra persona. Vediamo di avere un messaggio dell'universo per il segno del cancro. Allora, sei sul giusto percorso e il tuo partner divino è vicino, quindi non vi preoccupate di questo. Cercate di superare quelle che sono comunque queste difficoltà che vedo, che comunque si andranno risolvendo, quindi non vi preoccupate di questo. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!